Il primo frutto della fede è la conversione. Non si tratta solo di conversione morale. Noi a volte riduciamo la conversione a una questione di comportamenti più buoni rispetto a comportamenti sbagliati. Vedete, la conversione è sempre anche conversione della mente, del cuore e della volontà. La conversione, possiamo dire, è evento che determina tutta la nostra vita e tutte le relazioni che viviamo. La conversione non è solo un fatto esteriore, ma investe tutta l'esistenza. Potremmo dire che la conversione è il caso serio della nostra vita. E la conversione non è soltanto la ripresa di una pratica religiosa più fervente, più pia o più diligente. La conversione esprime quello che siamo e che facciamo, che alla fine dobbiamo guardare con un atteggiamento di orientamento decisivo di tutta la nostra vita, perché il fine della nostra vita è il Signore. E vedete, la conversione non si gioca intorno a dei particolari e neppure a cambiare qualcosa in meglio, come dicevo prima. La conversione è la scelta di orientare tutto a Dio, tutto secondo Dio, tutto per Dio. Se la conversione si compie nel segreto del cuore, di fatto poi si manifesta nell'operosità che è risposta alla chiamata di Dio, che è vocazione di Dio per noi. E quindi la conversione si cristallizza sempre nella nostra personale vocazione. Ascoltiamo con cuore aperto, con animo disponibile, con mente lucida, con volontà decisa, la pagina di Vangelo che ci viene proposta in questa domenica. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi, nella barca, riparavano le reti. Subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca, con i garzoni, e andarono dietro a lui. Cari amici, non avrebbe senso l'invito di Gesù: convertitevi e credete nel Vangelo, se a questo non seguisse la vocazione. Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Anche i niniviti, di cui sentiremo nella prima lettura in questa domenica, Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Hanno cambiato vita, sì, e ora adempiono l'opera di Dio. La conversione diventa vocazione e ogni vocazione porta con sé la necessaria trasformazione di una conversione. Non esiste una vera adesione al Signore
che non divenga anche missione ed edificazione della sua Chiesa. E non esiste vero impegno nella vita ecclesiale che non sia frutto della propria personale e decisa conversione. Non vi è conversione che non si traduca nella scelta di servire il Signore. E non si può servire il Signore senza essere animati da una vera conversione. Gesù ci assicura il compimento del tempo e la presenza del Regno di Dio. Ci chiede la conversione, che è l'accoglienza del Vangelo. Ci domanda di diventare con Lui e per Lui pescatori di uomini. È San Bernardo a ricordarci che la pienezza del tempo è la pienezza della divinità. Dio è con noi, non dobbiamo attendere altro. Ma vorrei un momento soffermarmi su quello che avviene, diciamo così, la conseguenza decisiva di questa pagina evangelica, di questo avvenimento sulle rive del lago di Galilea. I quattro scelgono di seguire il Signore, di diventare con Lui pescatori di uomini. Ecco, potremmo dire che il sigillo della nostra conversione, il sigillo della nostra vocazione, è la missione. Gesù ci chiama, ci domanda di convertirci, ci rivolge la chiamata a diventare con Lui pescatori di uomini, perché ci chiede in questo modo di rendere attuale oggi la sua missione. Il criterio della vita cristiana, il criterio della fede, il criterio che decide del bene e del male, è la consapevolezza della missione a cui il Signore ci chiama. È nato tutto così, su quelle rive del lago di Galilea, della gente che aveva una vita normale di lavoro, di pesca, anzi potremmo dire che il loro lavoro aveva un particolare encomio, perché sicuramente quello che anche Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni hanno pescato è finito su qualche tavola di Roma. Da lì passava la Via Maris, che portava fino a Roma il pesce pescato nel lago di Galilea. Però nonostante tutto questo lasciano il loro lavoro. Lasciano quello che certamente era un lavoro redditizio. Perché? Perché c'è una missione a cui devono convertire tutta la loro vita, e c'è una missione che diventa per loro vocazione, chiamata a diventare pescatori di uomini. Ecco allora, riprendendo in questa domenica la lettura del Vangelo di Marco, vogliamo davvero fare nostro l'invito di Gesù: venite dietro a me. È un invito che ritorna in qualche altro passaggio chiave del Vangelo. Se la provvidenza ci darà grazia, lo dovremo ricordare. Venite dietro a me, vieni dietro a me. Ecco, la missione la si vive perché si mettono i nostri passi dietro ai passi di Gesù. Non perché abbiamo le nostre strade, i nostri criteri di bene, i nostri criteri di successo, l'operatività che ci rende tenacemente impegnati nel fare progredire il bene degli altri, senza evidentemente preoccuparci del nostro vero bene. Invece la missione ci domanda davvero di essere con Gesù.
per poter operare veramente insieme a Lui. Buona domenica a tutti voi, buon cammino in questa settimana che si apre dietro a Gesù. Thank you.